Buongiorno, eh, vi ringrazio per essere eh, qui oggi a, in un momento eh, che ritengo sia molto importante per la nostra facoltà di giurisprudenza, che è l'inaugurazione ufficiale dell'anno accademico, iniziato in realtà, come sapete, già da qualche settimana, ma eh, che eh, trova oggi un momento, diciamo, più solenne, più ufficiale eh, con la presenza del uh, vicepresidente della Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice Raimondi, eh, vecchio amico non solo mio ma anche della facoltà di giurisprudenza di Trento, eh, che ha voluto ehm, onorare con la, con la sua presenza ancora oggi in un momento, dicevo, per noi particolarmente importante perché segna anche un po' l'avvio di una, o diciamo il, il, il rinnovato avvio di una fase delle, delle nostre attività che è ovviamente centrale alla vita della facoltà. Eh, il giudice Raimondi è un, è un magistrato eh, italiano che ha dedicato buona parte della sua attività professionale eh, alla allo studio delle questioni concernenti la tutela dei diritti umani, eh, ha rappresentato anche il nostro paese di fronte a, alla Corte di Strasburgo eh, per un lungo periodo di tempo, è stato coagente italiano eh, a cavallo fra gli anni 80 e 90 e eh, da eh, tre anni, se non erro, è giudice della eh, Corte europea e dal settembre del 2012 ne è vicepresidente. Eh, è anche autore di numerose pubblicazioni concernenti la tutela dei diritti umani e ehm, credo che non ci sia, diciamo, in questo momento, eh, argomento più eh, complesso e anche più interessante per eh, gli studiosi. Del, del, del diritto per gli studiosi delle questioni giuridiche della um, compiuta o, o delle, della compiuta tutela dei diritti umani o della mancanza di tutela dei diritti umani il nostro paese come sapete ha un record non del tutto uh, positivo per, per uh, usare termini un po' eufemistici in relazione a, a, alle mancanze, alle carenze strutturali del nostro, um, del nostro sistema in relazione alla tutela dei diritti umani e devo dire che è anche purtroppo negli ultimi tempi stato uh, oggetto di tutta una serie di, uh, di ricorsi uh, riguardanti non soltanto uh, i, i malesseri di tipo strutturale della nostra della nostra società, ma anche episodi che eh, hanno purtroppo visto soccombere l'Italia di fronte alla Corte in relazione alla mancata tutela dei diritti. Eh, oggi eh, il nostro ospite parlerà dell'interpretazione evolutiva nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Che è un tema per certi versi classico, ma che allo stesso tempo si presta a eh, permettere una migliore conoscenza e un approfondimento soprattutto delle, eh, di quello che la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha fatto e fa nel corso degli anni in relazione al continuo monitoraggio e anche alla evoluzione appunto, ai processi evolutivi riguardanti la tutela dei diritti umani eh, io non voglio rubare tempo al, al, al giudice Raimondi e anche all'eventuale dibattito che seguirà eh, subito dopo la sua relazione e quindi gli cedo eh, volentieri la parola e, e lo ringrazio ancora di aver accettato l'invito a essere presente oggi qui grazie grazie infinite sono io evidentemente a dover esprimere la mia riconoscenza al preside professor Nesi per questo invito che è molto mio onore e che mi affida una particolare responsabilità perché comprendo questo è un momento solenne della vita accademica eh, della, eh, della facoltà e quindi apprezzo in modo particolare che eh, l'onore di svolgere eh, una relazione introduttiva inaugurale sia affidata a. A, a chi eh, al mondo accademico non appartiene e quindi no, ringrazio anche per dare eh, spazio alle voci che siamo così, della pratica del, del diritto. E, eh, il tema, come diceva il professor Nesi, è importante e centrale nel eh, quadro dell'attività della Corte europea dei diritti dell'uomo, il tema ovviamente dell'interpretazione evolutiva e più in generale il tema dei metodi di interpretazione che segue la, la corte di strasburgo ed è un tema che eh, è diventato eh, addirittura incandescente sul piano politico perché eh, proprio in relazione alla eh, applicazione da parte della corte della eh, del metodo della interpretazione evolutiva, ecco, si sono eh, constatate reazioni molto vive da parte degli Stati, soprattutto negli ultimi tempi, e quindi alcuni governi cominciano a manifestare insofferenza verso eh, una, quella che viene considerata un'attività eh, eccessivamente progressista da parte de della Corte. Per cui questa insofferenza è emersa adesso anche a livello giuridico perché magari ne potremo parlare nel corso del dibattito perché nel corso del processo di riflessione permanente intorno al futuro della Corte sapete che ci sono delle conferenze Diplomatiche di, che si tengono regolarmente su questo, ecco l'ultima, quella di Brighton del 2012, ha dato vita a due strumenti formali che sono stati tutti e due già adottati: i protocolli 15 e 16. e nel protocollo 15 nel, Il protocollo 15 provvede a inserire nel preambolo della convenzione un riferimento, oltre che alla sussidiarietà, che come sapete è un principio. Fondamentale del funzionamento della Convenzione anche un riferimento al margine di apprezzamento. Adesso vedremo meglio nel corso di, di questa conversazione a cosa gli Stati hanno voluto riferirsi. Ma il margine di apprezzamento, come vedremo, è, uno, è una delle tecniche interpretative eh, utilizzate dalla Corte. Il fatto che lo si sia, la si sia voluta isolare, eh, ecco, questo è un segno chiaro mandato un segnale chiaro mandato alla Corte di attenzione non esagerate con l'interpretazione evolutiva. Ecco, mi sembra opportuno partire proprio dal ruolo centrale che la Convenzione Europea eh, dei Diritti dell'Uomo assegna alla Corte eh, di Strasburgo a proposito dell'interpretazione. L'articolo 32 affida alla Corte una competenza contenziosa che quindi si Estende a tutti gli affari che riguardano l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione. Quindi stabilisce un monopolio in capo alla Corte per quanto riguarda l'interpretazione della Convenzione. E come si sa, la Corte ha interpretato questo ruolo in modo da assicurare non solo la salvaguardia dei diritti, ma anche il loro sviluppo, eh, questo è anche un concetto che è contenuto nel preambolo della, della Convenzione, in un contesto sociale, politico e culturale che è in perenne movimento. Quindi a volte, e questo soprattutto negli ambienti delle organizzazioni non governative, la Corte viene accusata di attendismo, eccessivo formalismo, oppure a volte al contrario viene accusata, come accennavo prima, di attivismo giudiziario, se non di temerarietà, quando si spinge in avanti proprio sulla base della sua notissima teoria che viene considerata un po' sinonimo di interpretazione evolutiva, che è la teoria dello strumento vivente. D'altra parte, la considerazione generale che normalmente si fa a proposito degli strumenti internazionali adottati a protezione dei diritti della persona umana, che abbiano una dimensione universale, ovvero regionale, come quella della nostra Convenzione, è quella che si può collegare al concetto dei vasi comunicanti, per cui vi è una costante tendenza ad una sempre maggiore estensione dei diritti protetti. Cerco di spiegarmi. Ecco, non c'è dubbio che i diritti che oggi sono protetti a livello internazionale soprattutto, ma non solo quelli di natura civile e politica hanno un'origine nazionale perché provengono dalla storia del costituzionalismo classico che affonda le sue radici, come tutti sappiamo, nella Magna Carta britannica, nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89, nel Bill of Rights americano. Dello stesso anno e certamente a queste fonti si sono ispirati gli autori della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e di conseguenza di, di tutti gli altri strumenti internazionali in tema di protezione dei diritti fondamentali che hanno fatto seguito a quel documento fondamentale eh, dell'Assemblea eh, dell generale delle Nazioni Unite. E successivamente poi i diritti proclamati a livello internazionale hanno influenzato. Le Costituzioni degli Stati. Eh, si è avuta cosci coscienza di questo fenomeno in modo particolarmente eh, evidente eh, durante il processo cosiddetto di ritorno alla democrazia dei Paesi dell'Est europeo, eh, già che eh, questi Paesi si sono eh, dichiaratamente ispirati eh, nel redigere le loro nuove eh, Costituzioni eh, proprio alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Eh, D'altra parte poi. Gli strumenti internazionali a protezione dei diritti umani si atteggiano normalmente come una rete di protezione minima dei diritti, una tutela che assolutamente non esclude una protezione più intensa, come l'articolo 53 della Convenzione dice esplicitamente. Tra l'altro sappiamo che per coincidenza una norma quasi identica si trova nello stesso un articolo che porta lo stesso numero nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. E quindi diciamo così, questo dà vita ad un circolo virtuoso, che è provocato da questi, dal processo di vasi comunicanti al quale, al quale mi sono riferito. E il processo ora è anche più ampio, perché dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, sapete, nel dicembre del. 2009, e quindi con la formale integrazione della Convenzione nel diritto dell'Unione Europea e l'equiparazione ai trattati dell'Unione nella Carta di Nizza si parla oggi di tutela multilivello dei diritti umani come dicevo la Carta di Nizza non solo è ispirata alla, non c'è una perfetta corrispondenza ma è ispirata alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e c'è una disposizione l'articolo 52 che dice che quando la Carta Enuncia e protegge un dato diritto che sia anche protetto dalla Convenzione europea, ecco questo va inteso nel senso della Convenzione europea, il che richiama anche la giurisprudenza, ovviamente, della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi, in questo contesto, naturalmente, non si può non insistere sul concetto di complementarità tra gli ordinamenti giuridici interni e il livello internazionale dall'altro nella tutela dei diritti fondamentali. E si dice quindi che questa complementarità è essenziale per preservare l'equilibrio che è delicato delle relazioni tra il sistema di Strasburgo e gli ordinamenti nazionali. Voi sapete che ci sono tensioni, attualmente anche la Corte Costituzionale italiana ha avuto problemi con la nostra giurisprudenza e viene qui quello che dicevo prima la teoria in rilievo la teoria del margine di apprezzamento ecco qui questo è un metodo interpretativo sviluppato dalla giurisprudenza della corte che fa da contraltare all'altra tecnica seguita dalla corte quella dell'interpretazione autonoma delle espressioni tecnico giuridiche e quindi e poi a quella eh, evidentemente, della interpretazione evolutiva che si accompagna, sono tutti i concetti che cercherò di sviluppare durante questa conversazione, a quella di consensus europeo, cioè di una communis opinio che deriva dall'analisi comparativa e che appunto viene utilizzata a sostegno dell'interpretazione evolutiva della Convenzione da parte della Corte. Ma a questo punto vorrei citare quattro sentenze fondamentali della Corte europea, non in ordine cronologico, perché direi che le prime tre diciamo così, vanno nel senso dell'estensione dei diritti, del sempre maggiore progresso e la quarta va invece nel senso del margine di apprezzamento, cioè del riconoscimento deferente, entro certi limiti, dell'azione compiuta dagli Stati e quindi delle limitazioni allorché le limitazioni sono consentite dalla Convenzione, delle limitazioni apposte ai diritti per decisione delle autorità interne. E quando si parla di margine di apprezzamento delle autorità interne, la Corte non distingue tra il livello eh, del legislatore e il livello del giudice. Tutti e due sono coperti da questa, da questa eh, tecnica interpretativa. Dicevo quattro sentenze. Golder del 1975, Ozturk del 84. Tyrer del 78 e Andeside del 76, non in ordine cronologico, le ho citate perché. Golder è una sentenza fondamentale perché con questa decisione la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha tagliato corto ad ogni possibile tesi tendente ad un approccio minimalista per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione. Voi sapete che prima della seconda guerra mondiale esisteva una tesi, anche abbastanza seguita, secondo la quale i trattati internazionali si dovevano interpretare sempre restrittivamente. La regola generale, essendo quella della sovranità statale, ogni trattato doveva considerarsi un'eccezione al principio della sovranità per cui l'interpretazione restrittiva era d'obbligo non solo, e poi c'era anche viva la teoria dell'interpretazione soggettiva, per cui si riteneva che i trattati dovessero essere interpretati secondo l'intenzione dei loro autori. Ma la prassi della seconda, la successiva alla seconda guerra mondiale, si è nettamente attestata nel senso della interpretazione oggettiva dei trattati e nel senso dell'abbandono del criterio dell'interpretazione necessariamente restrittiva dei trattati. Tutto questo è stato poi codificato dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, che è una convenzione di codificazione che anche se largamente ratificata rimane eh, diritto convenzionale, ma riflette Diciamo in grandissima parte lo stato del diritto consuetudinario. E quindi, con la sentenza Golder, la Corte ha affermato il principio che, essendo la Convenzione un trattato internazionale, si devono applicare le regole interpretative elaborate dal diritto internazionale e ha citato in particolare gli articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna del 69 sul diritto dei trattati che corrispondono, dice la Corte, ma credo che sia un'affermazione non contestata, corrispondono largamente al diritto consuetudinario. Norme che chiaramente fissano il principio dell'interpretazione oggettiva dei trattati, quindi è questo che lascia spazio all'interpretazione evolutiva, altrimenti eh, non so, se si dovesse... Se si dovesse fare riferimento esclusivamente alla intenzione degli autori di un trattato, ecco la, la, eh, la tecnica stessa della interpretazione evolutiva non sarebbe possibile. È un po l'atteggiamento che sul piano magari ci torneremo sul piano nazionale, voi sapete che questi concetti sono validi e sono vivi anche nel, per quanto riguarda l'attività delle giurisdizioni interne, soprattutto di quelle di livello costituzionale. Voi conoscete la, la polemica che esiste all'interno della Corte Suprema degli Stati Uniti dove tra i cosiddetti originalists e non originalists, e quindi il più famoso campione della. Della, degli originalist è evidentemente il giudice Scalia, ben, ben, ben noto, il quale ritiene appunto che no, assolutamente non si possa concepire l'interpretazione evolutiva perché la, un testo giuridico va interpretato sempre secondo il significato che era pro, suo proprio al momento della sua adozione, per cui per lui l'interpretazione evolutiva è in sé una bestemmia. Ma invece le regole del diritto internazionale generale consentono, consentono l'interpretazione evolutiva che forse proprio sul piano del diritto internazionale si giustifica anche di più perché, eh, mentre è relativamente semplice al legislatore interno anche di livello costituzionale, provvedere ad una modifica dell'ordinamento interno molto più difficile una volta che si sia adottato un trattato sul piano internazionale è provvedere alla sua modifica per cui diciamo così c'è un'esigenza di flessibilità maggiore. Eh, con la sentenza Ozturk la eh, Corte ha eh, stabilito il principio dell'interpretazione autonoma delle espressioni contenute nella convenzione, specie quelle che hanno carattere tecnico giuridico, su questo torneremo. Con la sentenza Tyler del 78, che riguardava le punizioni corporali in, uh, in un'isola britannica, ecco, qui ecco, è una sentenza fondamentale perché la Corte qui per la prima volta ha usato l'espressione. Eh, strumento vivente che poi è diventato un leitmotiv che, appunto, accompagna l'applicazione della teoria della interpretazione evolutiva da parte della Corte. E Invece, queste sono le tre diciamo, che vanno nel senso dell'ampliamento dei diritti, del progresso. E poi c'è la sentenza Undecide che ha fissato il concetto di margine di apprezzamento, che pure ho cercato di delineare, che invece, eh, al contrario. E costituisce come forma di bilanciamento delle altre tecniche interpretative una forma di deferenza verso l'azione degli stati. Quindi dicevo, interpretazione autonoma, che cosa vuol dire? Ecco, la Corte, quindi lo ha detto in tante sentenze, ma con quella Ozotork in modo particolare, che se le espressioni della Convenzione che fanno riferimento a concetti giuridici dovessero essere interpretate con riferimento al diritto interno degli stati contraenti che sono di volta in volta interessati, ecco, verrebbe meno l'interpretazione uniforme degli obblighi assunti dagli stati con la ratifica della convenzione e si assisterebbe a una parcellizzazione di questi obblighi, con l'aggravante che questa parcellizzazione o frammentazione degli obblighi dipenderebbe dal semplice volere. Degli Stati e quindi a loro, a loro piacimento potrebbero, agendo sulla loro legislazione, modificare gli obblighi internazionali. Quindi chiaramente un risultato che la Corte non, può, non poteva consentire e non ha consentito, e quindi la Corte si è preoccupata di assegnare un contenuto normativo autonomo a tutta una serie di espressioni contenute nella Convenzione, come per esempio all'interno dell'articolo 5 quelli di detenzione, privazione della libertà, tribunale, condanna, alienato eccetera, oppure diritti e obblighi di carattere civile, eccetera, eccetera. La teoria dell'autonomia delle espressioni utilizzate dalla Convenzione trova comunque un limite quando è chiaro che la Convenzione si riferisce al diritto interno degli stati contraenti. Il caso tipico è l'articolo 5, paragrafo 1, a della Convenzione che, riferendosi a un tribunale competente, qui si tratta della decisione che volta a privare della libertà una persona, ovviamente intende competente secondo le norme del diritto interno dello Stato interessato. Naturalmente, qui la Corte si deve a questo punto, per forza di cose, fare interprete anche del diritto interno, perché il diritto interno diventa condizione per la corretta applicazione della Convenzione, e quindi la Corte qui può anche rivedere un giudizio, eh, cosa è eccezionalissima. La Corte non, non, non fa e non deve fare, ma in questi casi, quando è chiamata a, a, a verificare la corretta applicazione del diritto interno, deve fare anche, anche questo. E quindi dicevo invece, per quanto riguarda il margine di apprezzamento, eh, eh, questa è una teoria che, come dicevo, esprime il cosiddetto self-restraint, eh, autolimitazione della Corte, che intende rispettare la diversità degli Stati europei. Cioè, in altre parole, la volontà unificatrice riguarda i concetti di base che tendono a fissare la protezione minima prevista eh, dalla Convenzione, ma eh, la Convenzione non vuole imporre un diritto uniforme a tutto il continente europeo. Ecco, infatti, l'idea è che questo standard minimo non ha lo scopo di cancellare tutte le differenze tra i regimi giuridici nazionali. La dottrina del margine di apprezzamento quindi afferma che la Corte non si vuole sostituire alle giurisdizioni nazionali e neanche al legislatore, perché queste autorità sono più vicine alle realtà giuridiche, economiche e sociali nelle quali affonda la, le sue radici la controversia che poi approda a Strasburgo. Ma, come sarò detto, nella sentenza Undeside e poi in tante altre sentenze, si riserva un controllo europeo sulle scelte e sulle decisioni che sono assunte a livello nazionale. Un controllo che, come dicevo, riguarda sia le decisioni eh, che, eh, prese dal legislatore, sia le decisioni che della legge fanno applicazione, cioè le decisioni del giudice. E quindi qui eh, si dice eh, normalmente le misure nazionali. Sono giustificate ai sensi della Convenzione solo se sono proporzionate e se si rispondono a un fine legittimo secondo la Convenzione. La Corte ha detto che il margine di apprezzamento degli Stati varia secondo le circostanze, i settori e il contesto, il che certamente fa di questo concetto, che è fondamentale nell'ambito del nostro discorso, una nozione piuttosto vaga e imprecisa. Infatti si è notato che esistono grandi divergenze nella giurisprudenza della Corte a proposito degli elementi sui quali essa si fonda per invocare un margine di apprezzamento delle autorità nazionali nelle sue decisioni concernente la violazione o non violazione di un diritto. Giungiamo così al cuore del nostro discorso, e cioè all'interpretazione evolutiva e al ruolo del cosiddetto consensus europeo. Interpretazione evolutiva è un sinonimo di interpretazione dinamica, è un'espressione che viene usata in relazione alla dottrina dello strumento vivente alla quale ho fatto cenno e che la Corte ha inaugurato con la sentenza Tyrer che pure ho citato nel 1978. E una volta conclusi i trattati tendono, come dicevo, a rimanere statici, nel senso che emendamenti sono teoricamente possibili, ma sono difficili eh, da realizzare nella pratica. E allo stesso tempo eh, la realtà che i trattati hanno vocazione a regolare è in costante evoluzione, in costante mutamento. Le condizioni politiche, economiche, culturali e tecnologiche cambiano in molti settori, quindi se non nella maggior parte, il diritto deve essere sufficientemente flessibile perché rimanga efficace e credibile. Allo stesso tempo, però e questo è pure molto importante, non bisogna mai dimenticare che all'idea di diritto si accompagna l'idea di stabilità, alla quale la Corte è anche molto sensibile, perché la Corte in tante sentenze riafferma il principio della certezza del diritto e quindi la Corte è molto attenta e molto severa anche quando ci sono eccessivi, eccessivi cambiamenti giurisprudenziali all'interno degli Stati e naturalmente poi la Corte deve esercitare un controllo anche su se stessa per quanto riguarda i suoi propri eh, cambiamenti eh, giurisprudenziali. Ma di interpretazione, come dicevo, evolutiva si parla sia a livello di diritto internazionale che di diritto interno e come dicevo prima, l'analogia più evidente è quella con le corti costituzionali che, come la Corte di Strasburgo, si preoccupano della tutela dei diritti fondamentali, che ho già ricordato, la controversia tra originalis e non originalis eh, che vive all'interno della Corte Suprema americana. Eh, sul piano eh, internazionale, nonostante queste critiche alle quali accennavo prima, eh, virulente, ma critiche però di segno soprattutto politico, perché sul piano giuridico ecco, gli Stati non hanno mai formulato serie, serie obiezioni all'uso da parte della Corte dell'interpretazione uh, evolutiva. Dicevo, sul piano internazionale è, è una tecnica che si può considerare eh, consacrata. Eh, la, viene usata non solo dalla uh, nostra Corte europea dei diritti dell'uomo, ma anche dalla Corte interamericana eh, dei diritti dell'uomo, dal Comitato delle eh, Nazioni Unite di, di Ginevra. Dal Tribunale internazionale per il diritto del mare, anche dall'organo di appello dell'Organizzazione internazionale del commercio e soprattutto, ecco, dire, la consacrazione è avvenuta a livello della Corte internazionale di giustizia, il più alto organo giurisdizionale internazionale, che a partire soprattutto dal parere consultivo reso nel caso Namibia del 1970, dove abbiamo anche il caso, la sentenza del mare Egeo del 1978 e più di recente la, sulla, del 2009 la, sulla controversia riguardante la, i diritti di navigazione e diritti eh, correlati, dicevo, del 2009, cioè il caso Costa Rica contro Nicaragua e la Corte Internazionale di Giustizia ha detto appunto soprattutto quando ci troviamo in presenza di norme vaghe, ecco il ricorso alla eh, interpretazione evolutiva da parte del giudice internazionale si impone. E come dicevo nella giurisprudenza della Corte la interpretazione evolutiva è una costante. Eh, la Corte afferma, come dicevo, che la, la Convenzione è uno strumento vivente che si deve adattare alle mutevoli necessità di una società europea in costante movimento. E in effetti l'interpretazione evolutiva della Convenzione, anche se criticata da coloro che ritengono che essa sia l'effetto del cosiddetto attivismo giudiziario della Corte, in effetti risponde all'oggetto e allo scopo della Convenzione, che è il criterio interpretativo fondamentale fissato dal diritto internazionale consuetudinario e ripreso dalla Convenzione di, eh, di Vienna. Che, perché la Convenzione, come dice il suo preambolo, è stata adottata in vista in particolare dello sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come ricordavo prima. Per cui si è, detto, è chiaro, come eh, si è detto in questo uh, documento, che il contenuto materiale dei diritti e delle libertà enumerati dalla Convenzione non è scolpito nella pietra e deve evolvere al ritmo del progresso giuridico, sociale e scientifico della uh, società. Anche se le parole rimangono le stesse, il significato, per esempio, di ciò che è disumano, faccio qui riferimento all'articolo 3 della Convenzione, di cosa debba essere inteso per vita familiare, qui riferimento all'articolo 8 della Convenzione, è mutato nel corso degli anni. Per esempio, le punizioni corporali, che erano considerate normali negli anni 50. Ecco, a partire dalla sentenza Tyler che ho citato, queste punizioni sono considerate come trattamento disumano, contrario alla eh, Convenzione. Ancora si può pensare al concetto di eguaglianza tra i sessi, che negli anni 50 era certamente più teorico che pratico, perché numerose disposizioni in quasi tutti i paesi trattavano differentemente la donna senza che nessuno si ponesse il problema della loro conformità ai diritti fondamentali, che oggi evidentemente assume un significato. Ben diverso. Quindi, come dicevo, andrebbe abbandonata l'idea alla quale facevo riferimento prima della teoria secondo la quale i trattati internazionali andrebbero interpretati sempre restrittivamente. Quindi la tecnica dell'interpretazione evolutiva, come dicevo, è pienamente compatibile con le regole sull'interpretazione dei trattati fissate negli articoli che citavo prima, la 31 e 33 della Convenzione eh, di Vienna. E, tra l'altro l'articolo 31,2B della Convenzione di Vienna eh, impone di tener conto nell'interpretazione eh, dei trattati di ogni prassi successiva nell'applicazione del trattato che stabilisca l'accordo delle parti sulla sua interpretazione. E qui viene in rilievo il concetto di consensus europeo. Eh, se la Corte afferma sistematicamente che la Convenzione è uno strumento vivente, che quindi va interpretato alla stregua delle eh, condizioni del momento nel quale esso deve essere applicato, eh, allo stesso tempo si preoccupa di bilanciare il bisogno di una soluzione innovativa. Che le condizioni del momento facciano emergere con lo stato del cosiddetto consensus europeo. Cioè, come dicevo, una communis opinio che, che viene ricostruita sulla base di un'analisi comparativa e prima di prendere una decisione che restringa il margine di apprezzamento degli Stati. Nel caso Marx, molto famoso caso del 1979, nel quale la Corte ha considerato discriminatoria e incompatibile con l'articolo 8 della Convenzione. La differenza di trattamento tra figli legittimi e figli naturali è ecco, un risultato che sarebbe stato difficilmente prevedibile nel 1950. La Corte si è basata sulla considerazione che, sotto l'aspetto giuridico, l'assimilazione della filiazione naturale alla filiazione legittima corrisponde, parliamo del 79, una tendenza del diritto interno della grande maggioranza degli Stati del Consiglio d'Europa. In un altro caso nel quale veniva in rilievo il regime danese. Di, eh, delle azioni di disconoscimento di paternità, eh, la Corte ha osservato che la presenza eh, o l'assenza di un denominatore comune al sistema giuridico degli Stati contraenti eh, può costituire un fattore pertinente per misurare l'estensione del margine di apprezzamento del quale beneficiano secondo le circostanze, il settore e il contesto questi Stati. E mi riferisco alla sentenza Rasmussen del 1984. La Corte e molto prudente in questo campo, come rivela l'uso del verbo può, in effetti considerare sistematicamente come pertinente l'esistenza o non di una tendenza maggioritaria in seno ai diritti nazionali equivalrebbe a livellare un pluralismo giuridico che in definitiva fa parte, come dicevo anche prima, del patrimonio europeo. In effetti, parlando del matrimonio, in un obiter dictum, la Corte ha detto, e eh, qui è una sentenza del 1987 eh, F contro la Svizzera, dice il fatto che un Paese occupi in seguito ad una graduale evoluzione una situazione isolata relativamente a un aspetto della sua legislazione non implica necessariamente che tale aspetto sia contrario alla Convenzione. Soprattutto in un campo, il matrimonio così strettamente legato alle tradizioni storiche e culturali di ogni società e alle concezioni profonde di quest'ultima sulla cellula familiare. Questa era una citazione. Ma un concetto analogo è stato espresso anche più di recente in una sentenza che ha fatto molto scalpore, la sentenza A, B e C contro Irlanda del 2010. In questo caso la Corte ha constatato che l'esistenza in una maggioranza risiedeva in materia di aborto. L'esistenza in una maggioranza di Stati membri del Consiglio d'Europa di un consensus in favore dell'autorizzazione all'aborto per motivi più ampi di quelli previsti dalla legislazione irlandese non ha impedito alla Corte di decidere che in un campo così delicato, così eh, intimamente legato alle convinzioni profonde eh, grazie, del popolo irlandese, ecco, in cui nonostante l'esistenza di un consensus molto ampio europeo in senso diverso, in questo caso... Non si doveva toccare l'ampio margine di apprezzamento riservato alle autorità irlandesi. Uno studio recente ha individuato quattro tipi di consensus: quello che appunto deriva da un'analisi comparata delle legislazioni, quello fatto derivare dal, dai trattati internazionali, quello interno allo Stato convenuto e quello fondato su ragioni scientifiche, quindi legato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Dalla Corte una, proviene una definizione che certamente non è ufficiale ma insomma, ha una certa autorità perché è contenuto in un documento della Corte che è un, un documento preparatorio al seminario che la Corte tiene ogni anno. Voi sapete quando c'è l'inaugurazione dell'anno giudiziario nel gennaio di ogni anno eh, la Corte riceve eh, presidenti di corti supreme di tutta Europa e quindi... Eh, Viene organizzato per l'occasione un seminario sotto l'etichetta dialogo tra i giudici, perché è un'occasione di confronto tra il giudice europeo e il giudice interno su temi di comune interesse. E nel 2008, eh, appunto, il tema era il consensus europeo. Nel documento preparatorio della Corte, preparatorio al seminario. È stato definito così il consensus nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo è generalmente compreso come riferente sia alla base che permette l'evoluzione delle norme della Convenzione europea attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi qui c'è un nesso abbastanza stretto che viene individuato da questo documento tra il consensus e le interpretazioni evolutive. Vedremo che poi questo viene un po' sentito, un po', non dico come una camicia di forza, ma come una certa costrizione in, per certi versi indebita, almeno da una certa parte dei, dei giudici della Corte, quindi diciamo l'ala più progressista. Vedremo anche questo. In questo contesto, quindi il consensus... Possiede un ruolo importante che può conferire, e certamente qui è una particolare legittimità alla sentenza della Corte. Quindi diciamo, la Corte può avere meno timore di lanciarsi verso una soluzione particolarmente avanzata se c'è il sostegno di un consensus ampio. Il caso Marx che ho citato è significativo. Un esempio più recente è dato dalla sentenza Bayatian contro Armenia, caso importante perché qui la Corte ha rivisto la sua giurisprudenza in tema di obiezione di coscienza. Per anni la Corte, sulla scia di una vecchia giurisprudenza della Convenzione, che si basava sul tenore letterale dell'articolo 4,3b della Convenzione in relazione all'articolo 9 della Convenzione, l'articolo 4 è quello che prevede il divieto della schiavitù e del lavoro forzato e che però sembrava dare carta bianca agli Stati per quanto riguardava il servizio militare e per cui sembrava escludere che potesse entrare in gioco per quanto riguarda l'obbligatorietà del servizio militare, potesse entrare in gioco a qualunque titolo l'articolo 9 della eh, Convenzione che protegge, come sapete, la libertà di coscienza e di religione. Quindi per anni la Corte è andata avanti su quella giurisprudenza, poi ha cambiato. E, e, la Corte, come dicevo, si basava sull'articolo 4,3B della Convenzione che include tra i casi che non vanno considerati lavoro forzato ai sensi della Convenzione ogni servizio di natura militare, ovvero in caso di obiettore di coscienza nei paesi dove questi, dove questi sono riconosciuti, il servizio richiesto in luogo del servizio militare obbligatorio. Quindi nel caso Bayatian la Corte doveva decidere nel 2011. Se una sentenza detentiva come risposta al rifiuto di prestare il servizio militare a causa di una sincera convinzione religiosa fosse compatibile con la libertà di religione protetta dall'articolo 9 della Convenzione, e qui la risposta negativa della Corte, che ha cambiato giurisprudenza, ma è stata appunto basata su quello che è stato considerato dalla Corte un nuovo consensus europeo, e la Corte ha detto. Ha osservato che tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 una evidente tendenza è riconoscibile tra gli Stati europei senza distinzione tra quelli originariamente membri del Consiglio d'Europa e quelli che hanno aderito in un tempo successivo al riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Quindi la Corte ha detto che in queste condizioni non è più possibile interpretare in modo letterale l'articolo 4 della Convenzione europea. Allo stesso modo, con una sentenza anche molto famosa, quella che nel 2002 ha deciso il caso Christine Goodwin contro il Regno Unito, la Grande Camera ha ricavato dall'articolo eh, 8 della Convenzione, come dicevo è l'articolo della Convenzione che protegge la vita privata e familiare, e contrariamente alla giurisprudenza precedente, l'obbligo positivo per lo Stato interessato di provvedere al riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso dei transessuali basandosi sulla esistenza di elementi chiari e incontestati, rivelatore di una tendenza internazionale continua non solo verso una maggiore accettazione sociale dei transessuali, ma anche verso il riconoscimento giuridico della nuova identità sessuale dei transessuali operati. Il consensus, quindi, come si diceva in quel documento, è uno strumento posto al servizio dell'interpretazione evolutiva della Convenzione. A questo punto ci si potrebbe chiedere se all'inverso. Il consensus potrebbe essere utilizzato per ridurre il livello di protezione già assicurato dalla giurisprudenza della Corte, nel caso in cui l'analisi comparativa appunto dimostri l'esistenza di una tendenza, quindi regressiva. Una tale possibilità io credo sarebbe assolutamente da escludere, anche se non mi risulta che il principio sia stato esplicitamente affermato dalla giurisprudenza. Forse implicitamente la Corte lo ha affermato perché c'è stato un tentativo del governo britannico che è intervenuto nel caso scoppola numero 3 contro l'Italia. Il caso scoppola numero 3 contro l'Italia riguardava il diritto di voto dei detenuti condannati. Voi sapete che c'è una sentenza celebre della Corte, che purtroppo è l'origine di una controversia con il Regno Unito che non è sopita, la sentenza IST del 2005 della Corte, che in materia di diritto di voto dei detenuti condannati ecco, si è espressa in senso negativo sulla possibilità alla stregua dell'articolo 3 del, protocollo, del primo protocollo, il protocollo addizionale che protegge il diritto a libere elezioni, sulla base di questa norma la Corte ha ritenuto che non è possibile ad uno Stato introdurre un divieto blanket, cioè eh, che copre tutto, eh, senza distinguere tra le varie situazioni, anche se uno è condannato a un giorno di prigione, se in cui giorno, il giorno delle elezioni è quel giorno, non può votare. E quindi, mentre questo è il sistema che viene seguito nel Regno Unito, Ecco, quindi Il Regno Unito ha preso molto male questa, questa, questa decisione della Corte e ancora oggi eh, non, non vi si è conformato e quindi quando c'è stato il caso italiano Scoppola 3 che riguardava una persona condannata prima all'ergastolo e poi a 30 anni, quindi secondo le nostre norme è colpita dall'interdizione perpetua dei pubblici uffici, cosa che comprende anche eh, il, il diritto di voto, e' intervenuto dicendo: Ma attenzione, dalla sentenza Irsta oggi c'è stata un'evoluzione, anzi, diciamo un'involuzione degli ordinamenti europei, per cui a oggi c'è sempre una maggiore tendenza ad una maggiore difesa sociale, per cui si tende a comprimere sempre di più i diritti di coloro che hanno offeso la società e quindi cercava di far passare la tesi secondo cui. Essendosi un'involuzione un e quindi un consensus negativo, la Corte doveva seguire il consenso negativo. La Corte non si è espressa esplicitamente, però ha certamente respinto questa tesi del governo britannico che era intervenuto nel caso, nel caso italiano. Però non c'è allo Stato una risposta esplicita. È interessante in questo contesto ricordare l'opinione separata del giudice Casadeval unita a una sentenza che riguarda la Grecia, la sentenza GORU del 2009 e qui lui ha osservato a proposito della impossibilità di, di utilizzare il consenso in senso involutivo e, e mi viene in mente, dice il giudice Casadeval, il meccanismo dello stand still o anche il meccanismo della, du cliquet, cioè della ruota dentata, cioè una volta che una ruota dentata è avanzata in una posizione, essa non può più eh, tornare indietro. E questo principio, eh, dice Casadeval, di creazione essenzialmente dottrinale, eh, soprattutto applicato alle conquiste sociali, intende vietare al legislatore di autorizzare regole che avrebbero l'effetto di abbassare il livello di protezione già raggiunto. Ma certamente, forse, si può ricavare anche qualche idea dal preambolo, che, come dicevo prima. Della Convenzione dice che la Convenzione tende non solo a proteggere i diritti fondamentali, ma anche a promuoverne lo sviluppo, e quindi diciamo così, una involuzione sarebbe chiaramente contraria a quello scopo. E quindi adesso invece con prospettiva opposta ci si è chiesti se non si stia andando verso una relativizzazione della teoria del consenso. Dicevo che alcuni giudici sentono un po' questa teoria del consenso come una costrizione. In una opinione eh, dissenziente annessa alla sentenza van der Heijden contro Paesi Bassi è una sentenza recente del 3 aprile 2012 che riguardava la libertà eh, degli Stati di dispensare o non i conviventi, dal, eh, conviventi di lunga data all'obbligo di testimoniare in materia penale, voi sapete quasi tutti i sistemi di procedura penale eh, prevedono... Eh, delle garanzie per i familiari di coloro che sono accusati, familiari stretti di, un, di una persona che è accusata di un delitto e non, non, non obbligano eh, queste persone a testimoniare contro eh, la persona che, che è accusata. Allora sarà sollevata la questione, ma eh, questa non dovrebbe valere anche per chi è convivente di lunga data. La Corte alla fine ha detto di no, perché ha rispettato i margini di apprezzamento, ma ci sono dei giudici che non erano d'accordo e, e hanno detto eh, nel determinare la, uh, se di questa ingerenza era necessaria in una società democratica, che è la tecnica abituale seguita dalla Corte, la Corte appunto aveva evocato l'assenza di consensus, l'assenza di una comunis opinio, e, e il che, appunto, senza essere decisiva, aveva detto la Corte, milita nel senso del riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento allo Stato interessato. In effetti un'analisi più precisa, poi hanno detto che se si fosse guardato un po' con, con maggiore attenzione, ecco, ci, sarebbe, ci sarebbe resi conto che di fatto, anche se le legislazioni possono non essere eh, co tutte conformi, di fatto la maggior parte degli stati avrebbero, avrebbero eh, consentito a esonerare dall'obbligo di testimoniare le persone che si trovavano in quella situazione. Ma questo ha spinto i giudici a dissentire e a dire qualcosa di più. Cioè, questo forse allora conferma il carattere relativo dell'approccio dell della Corte a proposito del consenso, e forse dovrebbe spingere la Corte a dissociare, hanno usato il termine inglese a disentangle, la questione dell'interpretazione evolutiva da quella del consenso. Ma questo, ovviamente, è la tesi de, della corrente più avanzata, se volete, più progressista della, della Corte. E su questo io eh, mi fermerei e cercherei di eh, tentare di offrire qualche possibile conclusione a questa analisi molto sommaria e credo si possano individuare quattro punti. Una prima conclusione direi senz'altro almeno, almeno dal mio punto di vista positiva è che il prosperare della dottrina del consensus conferma che la tendenza della Corte verso un'interpretazione evolutiva non è della Convenzione non è una tendenza reversibile. Una seconda conclusione è che, come dicevo prima, la, la dottrina del consensus, almeno secondo chi vi parla, non potrebbe essere utilizzata per ridurre il livello della protezione dei diritti individuali già, eh, già accordato dalla giurisprudenza. Una, certa, una terza conclusione è che, eh, anche indipendentemente dagli sviluppi eh, che ho segnalato, in questo caso olandese recente, Van der Heijden, credo che si possa dire che la nozione di consensus relativa e non è possibile ricavarla in base ad un'operazione puramente aritmetica ultimo punto è quello appunto dell'atteggiamento dei giudici più progressisti e quindi e soprattutto riguarda l'atteggiamento la che la Corte deve tenere in una situazione nella quale manchi un consensus nella soluzione di un dato problema e quindi la questione è se l'assenza di consensus debba condizionare negativamente il processo di interpretazione evolutiva Ora, applicando meccanicamente la teoria del consensus, si dovrebbe in questi casi sempre consigliare alla Corte un atteggiamento prudente e rispettoso delle scelte nazionali. Questa non è l'idea del presidente della Corte, Dean Spielman, che recentemente si è espresso su questa questione e che dubita che questa sia la soluzione giusta. Dice Spielman: Le ragioni dell'assenza di un consensus sono spesso difficili da individuare, si può trattare di un'assenza di presa di posizione eh, di fronte a problemi nuovi, di ragioni politiche dell'assenza di interesse per questioni che riguardano solo delle minoranze e di fronte all'assenza di consenso se non è detto che la corte debba in ogni caso ciò che viene chiamato ritegno giudiziario self-restraint il consenso negativo eh, può risultare effettivamente eh, da, eh, dalla volontà degli stati di non legiferare ma un'assenza di volontà di regiferare, dice Spielman, può anche derivare da un'indifferenza generalizzata. In questo caso non sarebbe giusto fare di questo una limitazione per, per la Corte, e quindi dice lui, bisogna fare attenzione perché. Eh, non bisogna dimenticare la teoria dell'interpretazione autonoma che ricordavo prima, e quindi se, 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 se si presta un omaggio eccessivo al consensus, eh, si finisce poi per abbandonare il ruolo fondamentale della Corte, che è quello di interpretare la convenzione in modo autonomo. Qui c'è un rilievo. Di un giurista noto in Europa è Paul Martens, ex eh, presidente della Corte Costituzionale belga, che ha rilevato che inclinandosi davanti ad un consensus la cui assenza o esistenza dipende dalla volontà o dal rifiuto di una maggioranza, il giudice non finisce per conferire a questa maggioranza un, un potere normativo in debito, perché il suo ruolo è proprio quello invece di proteggere le minoranze contro la prepotenza delle maggioranze. Io non saprei negare la verità. Di questa affermazione. Allo stesso tempo mi sento di, di temperarla semplicemente con un rilievo che è quello che ho pure fatto durante questa conversazione, che è quello secondo la quale noi abbiamo certamente bisogno di flessibilità e nel contesto del diritto internazionale e in particolar modo nel contesto della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Ma non bisogna dimenticare che. Eh, ho, si accompagna sempre all'idea di diritto l'idea di stabilità e quindi la flessibilità va contemperata con la stabilità. Io vi ringrazio della vostra attenzione. Eh, grazie, grazie davvero eh, Guido perché sei riuscito a rendere in termini direi estremamente Semplici, ma uh, assolutamente non semplicistici, una questione uh, che direi è al cuore della, uh, della stessa esistenza, se vogliamo, di una uh, giurisprudenza come quella della Corte europea dei diritti dell'uomo che dovendo uh, fare i conti, sì da un lato ovviamente con la, la Convenzione e con il meccanismo di tutela, ma dall'altro anche con uh, gli ordinamenti giuridici di 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, deve necessariamente avere uh, appunto dei meccanismi che da un lato permettano uh, alla Convenzione di seguire la sua strada, ma dall'altro non ignorino che uh, la stessa esistenza della Corte si... Sulla, sul volere, sulla volontà e anche quindi sulle, sui principi fondamentali dei 47 eh, ordinamenti giuridici degli Stati membri. Ehm, grazie. E siamo stati indotti appunto ancora una volta a, a riflettere e credo che lo faremo in maniera approfondita eh, in seguito. Intanto, però vorrei chiedervi se. Eh, se c'è qualcuno che desidera intervenire sulle considerazioni che sono state, state fatte. Le prete di Trento, piccolo ponte fra l'accademico e specialmente i più deboli. Io entro in merito a queste cose, ma soltanto offro tre, offro tre grazie. Il primo l'onore di partecipare anch'io come non accademico all'avvio di questo ufficiale anno accademico ma poi il, il, il primo l'altro grazie forte forte lo faccio agli studenti e ricercatori per la fatica che fate con vos, con i vostri professori ce n'è bisogno estremo specie per i più deboli per i, quelli che veramente non sono in grado di poter difendere i propri diritti. Qualche volta io vengo più che posso a rubare le vostre ricchezze, le vostre ricerche, qualche volta io porto queste cose, qualche vostro input, in piazza Montecitorio e distribuisco ai parlamentari che ne hanno veramente bisogno. Voi vi auguro di poter andare in piazza Parlamento, alle, a, in piazza Euro, del Parlamento europeo. Il secondo grazie al professore giudice eh, Raimond, veramente vice, eh, vicepresidente della Corte, che ci apre all'Europa, non meno importante per una nuova mentalità, verso l'Europa non solo a livello giuridico. Concludo dicendo. Con una frase che ha citato, la libertà non è scolpita sulla pietra, ma nella ragione umana, se volete per i credenti anche, illuminata dalla fede. Vi ringrazio anche per tutte le altre volte che rubo le vostre ricchezze e ringrazio questo Ateneo che ci aiuta veramente in questo momento ad aprirci ed aiutarci. Aiutateci sempre di più. Grazie, grazie. Padre Celestia, devo dire che è di conforto sentirla perché a volte, purtroppo, eh, l'Accademia, l'università, i ricercatori soffrono di alcune mortificazioni delle quali ovviamente non, eh, non, non sono non, sono, non, non, non meritano, ecco. quindi, sentire di tanto in tanto una voce eh, che raggiunge ovviamente anche i giovani e che. Esalta il ruolo eh, pedagogico, il ruolo eh, educativo che si svolge insieme a quello ovviamente formativo e di alta formazione mh, delle, delle università, è una cosa che, che fa piacere sentire, eh, anche nel merito ovviamente. Grazie davvero. Ehm, altri interventi? Professor Fornasari, grazie. Prego. Grazie. Mi capita spesso di prendere la parola dopo Don Celestino, in altre occasioni è già venuto, quindi io devo abbassare un po' il livello. <ride> eh, cercherò di trattenervi pochissimi minuti su alcune suggestioni che mi sono derivate dall'intervento del Dottor Raimondi. Ne avrei molti di più e farò solo qualche breve osservazione in ordine sparso. L'interpretazione evolutiva. Io mi sono... Ho cercato di occuparmi nella mia carriera del tema dell'interpretazione, in particolare nell'ambito penalistico, dove il discorso è molto delicato, anche più di quello che lo è di norma, e il carattere evolutivo qualche volta mi sembra quasi addirittura inutile da sottolineare con un aggettivo, perché ne fa parte, l'interpretazione difficilmente può non essere evolutiva, io penso anche in un ambito delicatissimo come quello penale ci sono tantissimi concetti scolpiti nel, nel codice, anche nella stessa Costituzione, che certo sono figli del loro tempo, ma non possono necessariamente appartenere solo al loro tempo. Gli eh, esempi banali che facciamo agli studenti, eh, se noi interpretassimo oggi, nel 2013, il concetto di atti osceni contenuto nell'articolo 527, come lo intendeva il legislatore Rocco nel 1930, non faremo un buon servizio alla giustizia. E questo vale per tantissimi altri concetti. quindi L'evoluzione è, è un in sé, in qualche modo, dell'interpretazione. Certo, bisogna vedere la direzione dell'evoluzione, dell e su questo, volevo fare qualche altra osservazione, appunto, più nel merito. Diciamo. Ehm, il dottor Raimondi ci ha detto che l'intento fondamentale della Corte è quello di sviluppare, ho usato più volte questo, questo verbo sensato che lo abbia fatto, di sviluppare anche il senso dei diritti a seconda di un consenso generalizzato. C'è questo problema però, noi pensiamo sistematicamente, l'ho pensato anch'io fino a pochi anni fa, prima di dedicarmi a un certo studio che è stato pubblicato recentemente, quasi sempre al fatto che le corti sovranazionali, io penso anche alla Corte Interamericana per i diritti dell'uomo di San José di Costa Rica, eh, Siano corti che hanno davanti il binomio diritto torto. Laddove si affermano nuovi diritti si eliminano discriminazioni, per esempio. La recente giurisprudenza della Corte Interamericana e in qualche modo anche quella della Corte di Strasburgo ci insegnano che molto spesso queste corti sovranazionali hanno invece a che vedere con la necessità di un bilanciamento fra diritti fondamentali. Alludo per esempio... Eh, ne parlavamo un attimo prima dell'inizio della conferenza con il dottor Raimondi, eh, alludo per esempio a una giurisprudenza recente della Corte Interamericana, recente fino a un certo punto perché parliamo del 2001, la sentenza Barrio Salto, su quello che ne è derivato, in cui si pone il problema, da un lato, di fare in modo che i gravi crimini contro l'umanità commessi dalle dittature siano fatti oggetto di adeguata repressione, data la gravità estrema di queste vicende. Ma dall'altro, il problema è di farlo tenendo fede alle fondamentali garanzie individuali approntate dal diritto del processo penale, anche in questi Paesi. Quindi, per esempio, l'irretroattività della legge penale, il nebis in idem, la competenza del giudice. E in questo caso, il compito di queste corti diventa molto più difficile. E talvolta la, la sensazione mia è che negli ultimi tempi prevalga decisamente, lo faceva un cenno a questo anche prima il giudice Raimondi, l'inclinazione al rispetto delle esigenze di difesa sociale rispetto alle esigenze di difesa dei diritti individuali, delle garanzie individuali, che è un po' quel eh, consensus all'inverso no, dell'ultima sentenza rispetto alle tre precedenti. Questo eh, da un punto di vista di un penalista, se cerco di astrarre in questo momento dalla mia specializzazione, eh, risulta un po' preoccupante in certe situazioni. Ora allora concludo, perché non voglio rubare troppo tempo, chiedendo anche l'opinione del giudice Raimondi intorno a un'altra questione che tange quelle che abbiamo affrontato finora. Eh, C'è un libro molto bello, secondo me uscito recentemente, di un giovane giurista modenese, Vico Valentini, eh, che tratta... Tra le altre cose, della tematica dell'applicazione che viene fatta anche da, dalla Corte eh, europea, oltre che da quella sudamericana, ma nella Corte europea dell'articolo 7 della, della Convenzione, quello che riguarda la retroattività, irretroattività della, della legge penale. C'è qualche scivolamento, diciamo così, anche se appare già un giudizio di valore, della Corte nel senso di ammettere determinate ipotesi di retroattività della legge penale, ma non attraverso il canale che è fornito dalla, dalla Convenzione del secondo comma dell'articolo 7, no? che introduce nella Convenzione quella che noi penalisti chiamiamo la formula di Radbruch, eh, cioè la possibilità di retroagire con il diritto penale nei casi veramente eccezionali di crimini assolutamente intollerabili e quant'altro. L'articolo 7 del secondo comma non è mai utilizzato. Si, si, o meglio in questo, in questo contesto qui, si utilizza il, il primo comma con una visione da common law. Ecco, forse la cosa che dobbiamo eh, sottolineare anche agli studenti è che la Corte eh, di Strasburgo ha il problema aggiuntivo di relazionarsi con stati che, che hanno tipologie di mm, sistemi diversi di common e civil law. E allora per noi italiani mm, suscita qualche perplessità che invece non suscita i giuristi inglesi. Il fatto che la Corte, e su questo chiedo anche l'opinione del giudice Raimondi, la Corte inclini a ritenere non retroattiva l'applicazione di una legge che non esisteva al momento del fatto, ma che riguarda un tipo di comportamento la cui antigiuridicità era già prevedibile, era già consolidata nel consenso sociale, potremmo dire, al momento del fatto, anche se non è ancora ratificata in legge. Questo è un tema per noi veramente molto di confine e di rimente, perché... Per il giurista di Sivillo, di diciamo, eh, questo è già uno sconfinamento fuori del, dei limiti nella Costituzione italiana dell'articolo 25 eh, secondo comma. Chiedo se il, questo sconfinamento sia essenzialmente dovuto alla possibilità di applicare questo schema già in uso in uh, sistemi invece di common law, il che lo giustificherebbe almeno in riferimento ai casi concreti affrontati. Solo questo. Grazie. Vorrei ringraziare il professor Fornasari per la sua domanda e vorrei reagire su, su vari punti. E innanzitutto eh, dichiararmi immediatamente d'accordo con lui nel dire che la materia penale è certamente un terreno di particolare delicatezza e che per quanto riguarda la questione del bilanciamento tra diritti fondamentali, certamente è un altro terreno sul quale la Corte si è confrontata anche con oscillazione della sua giurisprudenza. Adesso non mi riferisco in particolare alla materia penale, ma penso piuttosto al rapporto tra l'articolo 8 e l'articolo 10 per quanto riguarda l'esposizione delle persone al controllo, se volete, dei media e quindi il conflitto tra il diritto alla reputazione, che è coperto dall'articolo 8, e il eh, diritto alla libertà di espressione, che è coperto dall'articolo 10. E con la sentenza, la prima sentenza Fonanover del 2004, era sembrato che la Corte eh, tendesse verso una riduzione del protezione della libertà di espressione, mentre con la Vonanover 2 che si accompagna poi a Axel Springer contro la Germania sembra aver rimesso un po' le cose a posto. E quindi, eh, ma è vero che certamente quando ci sono due diritti che sono ugualmente eh, protetti dalla Convenzione nessuno dei due può essere assoluto e quindi la Corte deve procedere ad un bilanciamento. Arrivo alle questioni delicatissime legate all'articolo 7. E qui effettivamente credo che il professore Fornasari si riferisca ad una sentenza molto nota, molto nota per adesso non mi ricordo il, il nome di questa, è un caso che riguarda il Regno Unito, ma è certamente quello il caso a cui si riferisce il professor Fornasari. Una sentenza degli anni 90, se non ricordo male, ma anche qui bisogna che qualcuno controlli. Ecco, e no, Il caso è di un estremo interesse e la Corte è giunta in modo tormentato. Ad una dichiarazione di non violazione dell'articolo 7 proprio in relazione ad un caso che riguardava common, una, un, un paese governato da common law. E, e si trattava appunto eh, dell'Inghilterra, eh, ecco, non il Regno Unito perché il sistema è diverso eh, tra, i vari, tra i vari paesi che compongono il Regno Unito. E, e qui eh, si trattava del reato di stupro, reato punito eh, da, eh, sulla base della common law. E eh, il problema era eh, quello di uno stupro cosiddetto domestico, cioè uno stupro perpetrato dal marito sulla, sulla moglie. E allora eh, quello che è certo è che per secoli la norma di common law che punisce lo stupro era stata interpretata dai giudici inglesi come escludente la possibilità che uno ci potesse essere uno stupro domestico. E allora a un certo punto il giudice inglese ha detto: no, ma a questo punto la. La società è cambiata a tal punto che non è tollerabile concepire questa incriminazione che protegge beni così sensibili come escludente un'azione del genere compiuta dal marito nei confronti della moglie. E quindi ha detto i tempi sono maturi, adesso no, effettivamente la norma penale va intesa nel senso che essa punisce anche lo stupro commesso dal marito nei confronti della moglie. Naturalmente il caso, poi, come era prevedibile, è arrivato a Strasburgo e ha detto: Ma al momento, qui nulla pene, nulla pena, nullum crimen, nulla pena sine legge. E quindi l'articolo 7 della, della Convenzione, ma qui non era, siamo al di fuori proprio dello schema dell'articolo 7, perché non era assolutamente prevedibile che il giudice avrebbe condannato l'imputato per questo reato se il reato non era tale quando è stato commesso. Invece la Corte ha detto che nel concetto di prevedibilità va inclusa anche la possibile diversa valutazione del giudice interno con riferimento all'evoluzione della società e quindi ha ritenuto in questo caso che non fosse eh, riscontrabile una violazione del, dell'articolo 7. Capisco e questo può essere eh, certamente eh, visto con, uh, con sorpresa o anche con allarme da parte dei giuristi di diritto continentale per i quali naturalmente l'espressione formale della legge assume un carattere di sacralità nel, nel settore penale. Ma naturalmente direi che questa è una soluzione specifica appunto, che va limitata appunto, ai paesi, ai paesi di, che hanno un sistema diverso insomma, di Comolo. Intanto grazie al dottor Raimondi per la relazione e in particolare anche per la sistematicità cui, con cui ha esaminato questi quattro tasselli fondamentali su cui poggia poi l'interpretazione della Convenzione. Ho una domanda che solo apparentemente è, è, è procedurale e riguarda in particolare il protocollo 16 che ha citato all'inizio della sua relazione. Eh, nel giro di qualche mese, probabilmente all'inizio del prossimo anno, avremo l'entrata in vigore di questo protocollo. Eh, Beh, siamo arrivati già a 7. Scusi, è solo il 15 o il, o il, il 16. 16, 16? Il 16, Il 16, 16 è stato appena appena Sì, aperto la firma, ma ho visto ora sul sito che siamo già arrivati a 7 eh, firme e prevede espressamente eh, all'articolo diciamo 8 che è... alla decima alla decima dovrebbe entrare. No, no, è la ratifica. Alla decima ratifica. Insomma. Richiederanno Mi... loro qualche tempo in più. Un paio d'anni, minimo, un paio d'anni. Dire... So, <ride> Comunque, valuzione. questo comporterebbe in automatico eh, un meccanismo pregiudiziale sostanzialmente ricalcato su quello del eh, sistema giudiziario comunitario. Allora, la mia domanda è questa: eh, noi avremmo la possibilità di richiedere alla Corte europea di diritti dell'uomo, da parte di giudici nazionali di ultima istanza, per utilizzare l'espressione classica del diritto dell'Unione europea, eh, chiedere delle opinioni eh, e quindi delle interpretazioni della Convenzione. La domanda è, nel diritto dell'Unione europea, in particolare l'invio pregiudiziale, è stato un meccanismo formidabile per interpretare e interpretare in maniera noi diremmo oggi evolutiva eh, evolutivi i trattati inutile citare insomma nel la Los, Los... cosa sono i pilastri no, assolutamente anzi eh, diciamo che i giuristi stranieri in particolare gli statunitensi quando sentivano che eh, insomma, i principi fondamentali efficacia diretta e primato non neppure erano scritti nei trattati ma erano ricalcati eh, da in, erano ricavanti da sentenze della Corte di giustizia insomma rimaneva un po' basiti ma insomma il risultato è eh, ritiene che in qualche maniera eh, questo meccanismo una volta che entrerà in vigore potrà aggiungere qualcosa in più perché è vero che ormai ci sono decine di anni di giurisprudenza della Corte europea però potrebbe essere qualcosa in più una punta avanzata perché qui non ci focalizzeremo più su un caso pendente quanto più su un'interpretazione che può aiutare il giudice a livello nazionale. Grazie, Posso, cioè... Grazie no, ringrazio molto il professor Ali. E, eh, sì, questo è un tema di, di grandissima importanza e il protocollo 16 è stato fortemente voluto dalla Corte, anche se va detto subito che la Corte non è unanime, ecco, su, eh, voglio dire la maggioranza della Corte ha fortemente voluto. Il, il protocollo ma c'è una quota di giudici che eh, nutrono delle perplessità. Innanzitutto spieghiamo di che si tratta perché forse magari l'auditore non, non, non lo conosce. E qui eh, il professore lì parlava di un parallelo tra eh, il meccanismo che sarà eh, istituito dal protocollo 16 e il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, meccanismo previsto oggi dall'articolo credo 267 del trattato. Del, sul funzionamento dell'Unione Europea ai miei tempi era l'articolo 177 poi diventato 234 no? del, ecco, è che è stato effettivamente uno strumento formidabile per, la, eh, per il consolidamento forse anche per la formazione dell'Unione come, come la conosciamo oggi e quello è un meccanismo fondamentalmente diverso ma che comunque ha in comune con quello che sarà stabilito dal protocollo 16 è quello di creare un dialogo tra il giudice interno e il giudice eh, europeo. E quello eh, di eh, Lussemburgo, per intenderci, è un dialogo obbligato, nel senso che il giudice interno, se è di ultima istanza, non ha scelta, cioè se è confrontato ad una eh, interpretazione del diritto comunitario, come si può ancora dire diritto comunitario, credo, questo così dice il professor Tesauro, insomma, anche se bisognerebbe dire diritto dell'Unione Europea ecco, ha il dovere di rimettere la questione alla uh, Corte eh, di Lussemburgo dovere temperato perché sappiamo che secondo la giurisprudenza Cilfit della Corte di Lussemburgo eh, se vi è un atto chiaro oppure se eh, vi è già una giurisprudenza consolidata della Corte di Lussemburgo, il giudice interno è esonerato dal dovere, ma c'è comunque un dovere giuridico per il giudice, di ulti, quindi per le Corti Supreme, per noi, Consiglio, Corte di Cassazione e Consiglio di Stato, di rimettere la questione alla, alla, alla Corte di Lussemburgo. Non sarà così per quanto riguarda il sistema eh, previsto dal protocollo 16, che eh, prevede un meccanismo per cui, innanzitutto, sono solo le Corti Supreme che potranno utilizzarlo, ma, ma sarà facoltativo, cioè la Corte eh, Suprema nazionale confrontata ad un problema di applicazione della Convenzione è interessante per noi perché eh, credo che nel concetto di Corte Suprema rientri anche la Corte Costituzionale, la quale potrebbe potrebbe, appunto è facoltativo il sistema quindi non si pongono problemi del, del sistema comunitario eh, potrebbe, eh, visto l'assetto attuale della giurisprudenza per quanto riguarda il rapporto tra la convenzione e il diritto italiano, voi sapete, mi riferisco evidentemente alle sentenze gemelle 348 e 349 del 2007 che ancora oggi governano la giurisprudenza della Corte Costituzionale a questo riguardo e eh, la Corte potrebbe anche, potrebbe anche rivolgersi alla, alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ecco, dicevo, quindi non, non, ci, sarà, non ci sarà obbligatorietà, e, e neanche, né da un lato né dall'altro, nel senso che, e qui eh, il meccanismo previsto risponde ad una preoccupazione della minoranza della Corte, secondo la quale questo nuovo sistema, per quanto certamente in linea generale auspicabile da tutti, Ecco, ha certamente un effetto che potrebbe essere perverso. E cioè eh, voi sapete che uno dei problemi più gravi della Corte è quello del suo arretrato. La Corte è confrontata con un numero di ricorsi pendenti eh, assolutamente intollerabile, anche se ci sono dei miglioramenti, ma siamo passati da 160.000 alla fine del 2011 a 125.000 al, 125 al momento attuale, quindi un miglioramento nettissimo, ma sono comunque numeri di difficile, difficile gestione per una giustizia efficiente. Quindi si dice ma se a questo contenzioso ordinario dovrà aggiungersi un lavoro supplementare che deriva dalle richieste di parere delle Corti Supreme nazionali, ecco la Corte rischia di non poter rispondere, di poter vedere ancora di più appesantito il proprio, il proprio ruolo. E quindi ci sono queste, queste preoccupazioni. Allora a questo corrisponde un meccanismo per cui la Corte, una volta investita di una richiesta di, di parere, non sarà neanche tenuta a dare a dare il parere, quindi potrà scegliere se dare o non dare il parere ed è un meccanismo diverso da quello di Lussemburgo anche perché eh, ehm, l'idea è che una volta reso il parere il parere ecco, non sia vincolante a differenza dell'opinione della Corte di Lussemburgo che invece è vincolante per il giudice interno il parere della Corte di Strasburgo non sarà vincolante detto tutto questo e con tutti i limiti che che quindi questo protocollo che, no, che una, uh, realizza un meccanismo molto più flessibile, molto più soft di quello di, di Lussemburgo, ma io credo, io sono tra quelli che invece ritengono che, che sia uno sviluppo molto positivo, soprattutto per in incrementare il dialogo appunto, tra il giudice europeo e il giudice nazionale, dialogo che è indispensabile. Ora, il dialogo non vuol dire essere sempre... D'accordo. Dicevo prima, abbiamo adesso un, con la Corte Costituzionale italiana una dif, di, differenza di vedute per quanto riguarda le leggi eh, cosiddette eh, di validation, per usare l'espressione francese, cioè le leggi interpretative che intervengono eh, a giudizio iniziato. E, e qui, eh, ma voglio dire, dialogo appunto non vuol dire essere sempre d'accordo. Eh, se si aumentano gli strumenti del dialogo, alla fine poi dopo la soluzione si trova. Ecco, voglio dire. La Corte ha certamente influenzato la giurisprudenza delle corti nazionali. Per restare sul terreno delle leggi interpretative c'è un caso francese che è quasi speculare a quello italiano, a quelli italiani, a Grati e Maggio insomma, che sono stati esaminati dalla Corte Costituzionale che Ziliski e Pradal, che poi la, la sentenza sulla, quale, sulla base sulla quale la Corte si è appoggiata per i casi italiani, e lì, eh, anche lì c'era stato un esame da parte del Consiglio Costituzionale francese della legge eh, interpretativa. Eh, voi sapete, adesso il Consiglio Costituzionale francese ha anche delle funzioni molto simili a quelle della nostra Corte Costituzionale, perché è stata adottata la cosiddetta QPC, la uh, questione eh, pregiudiziale mh, di costituzionalità o questione prioritaria di costituzionalità adesso non mi ricordo come si chiama con esattezza ma diciamo tradizionalmente il Consiglio costituzionale francese valuta eh, la costituzionalità delle leggi in via preventiva cioè prima che entrino in, in vigore quindi in questo caso eh, la legge in questione aveva superato l'esame del Consiglio costituzionale e poi era finita davanti alla Corte di Strasburgo che invece aveva detto no, questo è contrario all'articolo 6, il legislatore non può intervenire cambiando le regole a giudizio iniziato e quindi perturbando l'esercizio della giurisdizione. E successivamente il Consiglio Costituzionale se francese si è, si è adeguato a questa giurisprudenza di Strasburgo, diversamente è accaduto con la Corte Costituzionale italiana, ma ci sono anche dei casi, questo è accaduto anche con la Corte di, di Lussemburgo e questo lo ha ricordato il presidente Costà quando è venuto qui, qui a Trento e eh, abbiamo avuto il caso eh, nimitz no? Nel, che era in contraddizione eh, con la giurisprudenza che Roquette Frère della, della Corte di Lussemburgo e cioè l'estensione dell'articolo 8 se l'articolo 8 debba eh, che è quello che protegge la vita privata e familiare debba proteggere eh, non solo eh, i, le, le persone ma anche le, eh, le, le imprese quindi i luoghi dove si esercita una professione, dove si esercita un'impresa. Avete detto di no la Corte di Lussemburgo, ha detto di sì la Corte di Strasburgo e poi la Corte di Lussemburgo si è, si è adeguata. Ma è successo anche il contrario, perché con, in materia previdenziale, con la sentenza STEC, la Corte di Strasburgo ha invece adottato l'interpretazione che era stata seguita dalla Corte di, di Lussemburgo. E anche successo con una Corte nazionale. Cioè nel dialogo con la Camera dei Lord inglese, oggi Corte Suprema del Regno Unito, ecco la Corte ha accettato una interpretazione, per quanto, anche qui in materia di procedura penale, cioè sul cosiddetto hearsay, le testimonianze per non, non dirette, dove la Corte aveva assunto una. Un atteggiamento particolarmente severo sulla inutilizzazione di queste, di queste testimonianze eh, perché c'è la convenzione che garantisce il diritto dell'imputato di, eh, di confrontare in pubblica udienza chi lo accusa. Ecco, invece, ha seguito poi una giurisprudenza diciamo, più cauta della, della, Corte di, di, eh, della Corte Suprema Britannica perché si è resa conto insomma, che c'erano delle esigenze reali e quindi ha cercato di modulare la sua giurisprudenza rispondendo positivamente ad un invito che veniva dalla, dalla Corte Suprema Britannica. E certamente le sentenze della Corte Costituzionale Italiana che eh, diciamo così non la sentenza della Costituzione italiana che eh, resiste diciamo così alla All'applicazione della nostra giurisprudenza non è che, viene, che rimane nel nulla, insomma viene certamente letta con estrema attenzione a, a Strasburgo e, e si, cerca, si cerca ovviamente di trovare una soluzione che, 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 sia, che, che cerchi di conciliare le esigenze eh, nazionali alle quali anche la Corte di Strasburgo deve essere sensibile. Per questo io credo che effettivamente questo protocollo 16 sia fecondo diciamo così, di, 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 ottime, di ottime prospettive per il futuro. Sessa Pasquino. Grazie. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questa brillante e efficacissima esposizione, molto utile e ricca di suggestioni. Io mh, pongo solo una tra le tante che eh, mi sono venute dall'ascoltarla. In sede civilistica ci siamo sempre posti il problema dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali, dell'effettività della tutela proprio in sede civilistica e soprattutto della possibilità di eh, collegare alla violazione di una di queste situazioni il rimedio risarcitorio in via immediata e diretta. Contemporaneamente assistiamo a numerose eh, decisioni, tra le più illuminate, ritengo, non solo della Corte Costituzionale, ma anche della Corte di Cassazione, che fondano le loro motivazioni interamente sulla base non solo dei principi contenuti nella Carta, ma anche delle decisioni assunte dalla Corte europea, intere motivazioni dunque. Eh, argomentate sulla base di questa interpretazione evolutiva e, e forse anche mh, ancora più all'avanguardia, per poi però concludersi con l'applicazione della regola interna anche se contrastante a questa interpretazione evolutiva. Mi domando se non si ponga allora davvero un problema di effettività di tutela, del grado di effettività di tutela, perché dopo tutti quei preamboli noi ci aspetteremmo di poter dire che si applica il rimedio risarcitorio ex articolo 2043 del Codice Civile. Non ci siamo ancora arrivati a questo. Non siamo ancora riusciti a ricostruire un rapporto immediato e diretto tra la situazione giuridica soggettiva tutelata e il rimedio risarcitorio. Vorrei sentire il suo parere in merito. Credo, eh, sì, credo che la sua domanda molto interessante eh, riguardi essenzialmente il tema del rapporto tra la Convenzione e il diritto italiano e quindi eh, poi i poteri del giudice eh, di fronte ad un conflitto tra eh, la Convenzione e una norma interna. Naturalmente bisogna però che questo, questo conflitto sia identificabile. Perché Ecco, bisogna, se parliamo di un conflitto possibile ma non dimostrato, ecco, allora certamente il giudice è nell'impossibilità di, di, di fare altro se non applicare la norma, la norma interna. Se invece è possibile affermare sulla base della giurisprudenza della Corte di Strasburgo perché, che una, un certa, una certa soluzione va necessariamente adottata, l'eventuale norma interna che sia in contrasto con questa soluzione deve cedere il passo. Ecco, questo è un vecchio problema ecco, di dimensioni molto ampie certamente non potremmo affrontarlo in modo adeguato nel tempo che ci rimane, però vorrei dire che il cammino della giurisprudenza italiana per affermare, far affermare i valori della Convenzione all'interno dell'ordinamento italiano è stato un cammino lunghissimo e molto tormentato. Ecco, All'inizio abbiamo avuto dei, dei fenomeni proprio di rigetto della Convenzione da parte dei giudici interni, è un rigetto che, per la verità, diciamo così La Convenzione era in buona compagnia perché negli anni '50 diciamo così, un fenomeno analogo si era verificato anche nei confronti della, della nostra Costituzione. Eh, C'era tutta una corrente eh, giurisprudenziale anche al più alto livello della Corte di Cassazione, insomma, del Consiglio di Stato. Si diceva che queste sono norme programmatiche, non sono di diretta applicazione. E, e quindi eh, lo stesso trattamento si è cercato poi di accordare alle norme della Convenzione. E per arrivare a quelle sentenze, oggi per la verità eh, difficilmente eh, difendibili proprio dal punto di vista anche professionale del, di una sezione della penale della Corte di Cassazione che ricordava la seconda sentenza dei sudditi, cioè dicevano la Convenzione. È un trattato internazionale concluso tra potenze sovrane, quindi riguarda loro, ma non i rispettivi sudditi, insomma, omettendo proprio di vedere eh, tutto. Eh, la Convenzione era fatta proprio per essere applicata a livello interno, eh, perché c'è appunto il principio di sussidiarietà. Eh, la Convenzione non potrebbe funzionare se i diritti eh, protetti da, da questo documento non fossero adeguatamente tutelati proprio a livello nazionale. Quindi certamente è, un, è stato un cammino lungo, faticoso, tormentato e che ha trovato un po' la, la sua attuale sistemazione, forse non definitiva, in quelle due sentenze che citavo prima della Corte Costituzionale. E Queste sentenze fissano un quadro che devo dire è abbastanza soddisfacente: cioè, le sentenze affermano il principio per cui la Convenzione deve essere applicata nel diritto interno, anche contro la legge eh, italiana, la legge ordinaria italiana, anche se, la, se le due sentenze. Non affidano il compito eh, quotidiano di verificare la conformità eh, del diritto italiano alla Convenzione, come invece accade per il diritto dell'Unione europea, ma questo, riserva questo compito a se stessa la Corte Costituzionale, seppure con, delle, eh, con dei temperamenti, perché dice innanzitutto una cosa molto importante in questa sentenza eh, che nel eh, valutare il significato di una norma della Convenzione il giudice interno deve tener conto della giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quindi è chiaro che le norme della Convenzione sono vaghe e quindi hanno un significato che non si può ricostruire completamente senza la giurisprudenza della, della Corte. E dice, la, la Corte Costituzionale dice che tu, giudice comune, devi seguire la uh, giurisprudenza della Corte. Una volta che è dato il significato alla norma, se c'è un problema di. Eh, conflitto con una uh, norma interna e eh, tu devi fare tutto quello che è in tuo potere sul piano interpretativo per far coincidere la, il significato della norma interna col significato della norma internazionale come interpretata dalla Corte se non ci riesci e allora hai il dovere di rimettere la questione alla Corte Costituzionale perché la Corte Costituzionale come sapete credo, insomma, sulla base dell'articolo 117 nuova formulazione della nostra Costituzione ritiene che la Convenzione eh, sia una norma interposta tra le, eh, la Costituzione e eh, la legge ordinaria, per cui il conflitto tra la legge ordinaria e la Convenzione dà normalmente luogo ad una incostituzionalità della legge ordinaria, incostituzionalità che va constatata e dichiarata dalla Corte Costituzionale. Il trattamento è diverso rispetto al diritto dell'Unione Europea, eh, per il quale <coughs> in base ad una diversa disposizione della Costituzione, articolo 11, la uh, Corte Costituzionale ritiene, e seguendo la sentenza Simmental della, della, Corte, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ritiene che il, il giudice comune debba, se confrontato ad un conflitto tra la norma interna e la norma comunitaria, debba disapplicare direttamente la norma, la norma, la norma interna. Quindi il trattamento è diverso, è diverso anche perché, come sapete, sul piano del funzionamento della cosiddetta teoria dei controlimiti, perché comunque, in ogni caso, la Corte Costituzionale dice che il diritto internazionale non è che va applicato ad ogni costo e senza tener conto delle conseguenze. Comunque ci sono degli anticorpi del diritto interno che debbono, in, certo caso, in certi casi, prevalere. E allora questi sono i cosiddetti controlimiti. Però i controlimiti sono una regione più ampia per quanto riguarda la Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto a quella che invece è applicabile per il diritto dell'Unione europea. Perché per il diritto dell'Unione europea solo il nucleo fondamentale della Costituzione, cioè che i principi fondamentali e i diritti fondamentali protetti dalla Costituzione, possono fare ostacolo all'applicazione del diritto dell'Unione europea. Viceversa, nei confronti della Convenzione valgono... Tutti i principi della Costituzione, quindi qualunque norma della Costituzione può fare ostacolo all'applicazione della, eh, della Convenzione. Quindi c'è uno status diverso della Convenzione rispetto a quello che viene eh, ricostruito sulla base di questa giurisprudenza per il diritto dell'Unione Europea. Detto tutto questo, se veramente è, come dicevo, è una cosa il conflitto così opinabile, ma se c'è un conflitto dimostrabile eh, eh, c'è lo strumento. C'è lo strumento perché il giudice a questo punto ha il dovere o di interpretare la norma con gli strumenti ordinari in modo conforme e se non ci riesce di mandare la questione alla Corte, alla Corte Costituzionale. Abbiamo un giu, qualche giudice che ha cominciato a ribellarsi a questo. Ho visto eh, notizia solo di stampa eh, che il eh, Tribunale di Roma un mese fa circa ha disapplicato la legge 40 eh, per rifarsi direttamente, si tratta della diagnostica preimpianto e quindi per la sentenza Costa e Pavanna della Corte europea dei diritti di Roma ha direttamente risapplicato la legge 40, non sappiamo come andrà a finire eh, la, eh, certamente. Eh, la, a meno, secondo la mia opinione, ma qui appunto, sono, non, non ho nessuna veste per, per dirlo: eh, eh, non la, le sentenze 348 e 349 non vincono nel giudice comune, ma fino ad oggi le nostre Corti Supreme, Cassazione e Consiglio di Stato, hanno, eh, si sono adeguate a questa giurisprudenza. Quindi, se. Eh, questa tendenza continuerà è probabile che questa, questa fuga in avanti, se vogliamo, del Tribunale di Roma non abbia, non abbia vita, vita lunga. Grazie. Grazie. Uh, eh, sì. Marco Perti del Professor Perti. Grazie a Giudice Raimondi per l'esposizione chiarissima e, e stimolante e mh, mi venivano in mente ehm, i casi in materia di terrorismo e di immigrazione nel rapporto tra la Corte e gli Stati e pensavo in particolare, vabbè, mi veniva in mente il caso Sadi contro Italia, no? il caso Benchemais, eh, il caso Trabelsi in cui la Corte ha tenuto fermi alcuni principi e però lo scontro con le autorità statali è stato molto forte fino ad avere un ministro che in Parlamento oh, dice me ne assumo la responsabilità politica ma non rispetterò le misure provvisorie indicate dalla Corte, e, e fino ad avere un intervento del Regno Unito <coughs> che ci dice che il, che il divieto di espulsione, respingimento e estradizione verso paese che, in cui eh, potrebbe l'individuo essere sottoposto a trattamento o, o inumano e degradante è, è bilanciabile, quindi non è coperto no, dalla natura. Inderogabile e assoluta dell'articolo 3. Quindi penso a, questa, a questo dialogo no, con gli stati che hanno preso posizioni molto forti. Mi viene in mente anche una, una cosa che eh, mi ha detto una volta Michele De Salvia, eh, che forse è anche un po' eh, è comprensibile. Insomma, eh, negli anni, negli anni 50. Conosce? Michele De Salvia è l'ex sì. greffier della corte, corte, studioso e professore della sì. Cattolica, sì, eh, sì. sì. Che, che mi disse se gli stati avessero saputo ovviamente negli anni '50 cosa la Corte avrebbe fatto poi <ride> di questo scarno testo, sì. non avrebbero ovviamente ratificato mai. Sì. E, quindi, e quindi mi chiedo quanto la Corte possa resi resistere in casi mh, di eccezione, in casi di, di necessità, eh, a fronte di pressioni statali così forti. No? Allora in, quest in questo caso abbiamo visto la Corte resistere. In altri casi ho l'impressione che la Corte abbia adottato, abbia adottato una giurisprudenza restrittiva, penso in particolare alla detenzione amministrativa dei migranti, uh, penso al caso Muscazizieva ad esempio, dove una, una, una madre che vede, vede il figlio impazzire in un centro detentivo. Eh, insomma no, non c'è la violazione dell'articolo 3 perché comunque erano, erano rimasti assieme nel centro detentivo no? quindi c'era il contatto tra la madre e il figlio però vede, vede il figlio che sbatte la testa contro il muro e la violazione dell'articolo 3 non c'è quindi mi chiedo non è che la corte a volte adotti una giurisprudenza restrittiva ma non ce lo dirà mai che sta seguendo lo spirito dei tempi non ce lo dirà mai che questo è il testo vivente interpretato in senso restrittivo e saranno altre le vie interpretative seguite in questo caso? Questa è un po' la, la domanda. Che... Sì, appunto, il professor La Corte lavora in un contesto eh, nel quale abbiamo sempre critiche da, da opposti fronti, no? e, appunto, i governi accusano la Corte di volontarismo e di avventurismo qualche volta giudiziario e, e, e altre e coloro che invece sono più vicini alla tutela delle, delle persone accusano la corte di attendismo, di eccessivo formalismo o anche di omaggio eccessivo alle esigenze degli, degli stati. Un discorso molto, molto difficile anche perché cos'è la Corte? La Corte è la risultante della eh, dell'azione, dello studio, della coscienza, della volontà di, di tanti giudici che sono, che sono diversi, quindi è anche difficile prevedere il risultato di, una, di un caso, anche perché la giurisprudenza più importante viene formata a livello della Grande Camera, la cui composizione, a parte alcuni elementi che siedono di diritto, sapete che c'è il Presidente, i Presidenti di sezione, sono membri di diritto della Grande Camera, ma poi il resto è una formazione, funziona con l'estrazione a sorte, quindi sia pure nel rispetto di certi equilibri geografici e di rispetto di diciamo così, famiglie, famiglie giuridiche, ma comunque è estrazione a sorte. Quindi effettivamente, e poi abbiamo purtroppo, e devo dire purtroppo, diverse sentenze della grande, della grande Camera che dovrebbe orientare la giurisprudenza eh, che sono adottate con una maggioranza da 9 a 8, di 9 a 8 e certamente questo non, non contribuisce all'autorità all eh, della, della giurisprudenza. Cred detto tutto questo, eh, certamente la Corte non, eh, non agisce nel vuoto e non, non, non può agire come se si trovasse su una torre Turris e Burnea, eh, certamente no ma io credo che Nonostante questo la Corte fino ad oggi abbia tenuto la barra dritta, cioè credo che ancora oggi si possa riconoscere alla Corte di avere protetto eh, i diritti fondamentali conformemente alla missione che eh, a lei è stata eh, affidata. Eh, certamente le critiche sono sempre possibili e in certi casi eh, possono essere più criticabili eh, di altri. Per quanto riguarda eh, i casi tunisini ai quali il professor Pertile faceva riferimento, lì ci sono anche dei risvolti, ecco, non dico grotteschi, ma insomma abbastanza ridicoli devo dire, ma perché abbiamo, voi sapete che c'è la stampa britannica, soprattutto certa stampa che è veramente insofferente della giurisprudenza della Corte e a un certo punto questa stampa se ne è uscita a proposito di un caso anche questo in materia di terrorismo che ha agitato molto le coscienze nel Regno Unito, il caso eh, Abu Otman o Abu Katada, cioè il caso dove per la prima volta la Corte ha eh, applicato l'articolo 6 in un caso di estradizione di un terrorista, l'articolo 3 con riferimento non al trattamento che questa persona eh, aveva subito o rischiava di subire, in, in, in Giordania che era il paese richiedente ma in relazione all'uso di tecniche certamente contrarie all'articolo 3 per ottenere le prove per ottenere dichiarazione di, di questa persona e, e, e qui c'è stata una, una levata di scudi nel, nel Regno Unito perché questa persona doveva essere estradata in, in Giordania e, e il fatto che la Corte di Strasburgo ci si sia interposta diciamo così ha creato e a un certo punto, su st questa stampa che evocavo prima, a un certo punto hanno scoperto che l'Italia semplicemente aveva eh, deciso di non eseguire eh, i provvedimenti i provvisori, la misura sensi dell'articolo 39, per chi non lo sa eh, la Corte ha la possibilità, prevista dal suo regolamento, di eh, indicare, in realtà ordinare, allo Stato interessato delle misure che servono ad assicurare l'effetto della sentenza. Quindi se c'è se il caso riguarda un'espulsione o un'estradizione con riferimento al trattamento che la persona da trasferire possa subire nello Stato che lo richiede, in questo caso normalmente è ovvio che la Corte deve indicare allo Stato di sospendere l'espulsione o l'estradizione in attesa della sentenza della Corte altrimenti poi la sentenza non avrebbe effetto pratico. E questo era accaduto per l'Italia, per una serie di persone, il problema oggi è storicamente superato, dopo la primavera. Araba, ma persone che erano state condannate soprattutto nel famoso processo di Milano, quello della moschea di Viale Jenner e che erano quindi poi alla fine della pena dovevano essere espulsi verso il paese d'origine cioè la Tunisia e che dove loro temevano con ragione secondo la corte temevano di essere sottoposti a trattamenti non compatibili con l'articolo 3 della, della convenzione e qui l'Italia era Semplicemente deciso di non osservare le misure provvisorie ordinate dalla Corte, e che come conseguenza, poi, che cosa ha avuto? quando la Corte ha pronunciato la sentenza. Sul piano delle misure risarcitorie, voi sapete che la Corte, secondo l'articolo 41 della Convenzione, ha la possibilità di ordinare allo Stato che è autore della violazione di risarcire la vittima e sia sul piano del pregiudizio cosiddetto materiale sia sul piano del pregiudizio cosiddetto morale. Qui cos'è stato? La Corte ha aggiunto una piccola somma come punizione allo Stato italiano perché non aveva rispettato l'articolo 39. Allora questa stampa inglese ha detto, beh ma scusate, è così facile basta pagargli un mille euro in più e il problema è risolto facciamo come gli italiani che sono più furbi di noi e abbiamo risolto il, il problema ecco, non credo che questa sia la via, la via giusta ma insomma, detto tutto questo, sì, critiche sono sempre possibili, ma io credo che tutto sommato la Corte abbia svolto con dignità finora il suo ruolo di, di protezione Grazie. Sì. Grazie. Grazie Guido, mi pare che insomma, ci manca, cosa ci manca? La Corte Penale Internazionale, ma abbiamo eh, parlato un po' di tutto, dalla Corte Costituzionale Italiana fino alla um, Corte eh, Interamericana dei diritti dell'uomo, dell eh, ci manca anche l'Africana, adesso sapete che c'è anche l'Araba, fra poco viene fuori anche la, la Corte Araba in Bahrain peraltro, no? insomma, il, paese, il paese ideale per poter fare una, una corte di questo genere però mi sembra di poter dire che eh, ne venga dalla, dalla, dalla chiacchierata e anche dagli interventi interessanti molto interessanti venga un quadro eh, emerga un quadro estremamente eh, estremamente variegato da un lato ma, ma anche un quadro nel quale è chiaro che la, il concetto della interpretazione evolutiva è un, è un concetto che serve anche per, per mitigare eventuali contrasti che, ripeto, possono benissimo realizzarsi fra una, una, un meccanismo di tutela che ha delle naturali, io direi, e forse è anche bene che sia così per certi versi rigidità e, una, e una, una serie di ordinamenti giuridici che sono sicuramente gelosi, come appunto si diceva anche poc'anzi, delle, delle, delle loro prerogative in materia soprattutto in una materia così delicata come quella dei diritti umani. Eh, io non so se ci sono altri interventi, se non ci sono mi, mi limiterei a... Ringraziare ancora eh, tutti coloro che sono intervenuti, eh, coloro che hanno fatto gli interventi e in particolare poi ovviamente il nostro relatore che ancora una volta ci ha voluto eh, dare un, un, una, una, una serie di, 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 di spunti per poter eh, ulteriormente approfondire nel nostro, nelle nostre future conversazioni su questi temi. Eh, argomenti che sono veramente centrali eh, allo studio del diritto in generale e che contemplano, come abbiamo visto, eh, gli interessi e che comportano ecco, diciamo, una, una considerazione degli interessi dei più vari aspetti del diritto. Eh, io ringrazio ancora quindi Guido Raimondi eh, e stiamo preparando anche il prossimo invito per, per Guido, vista l'interesse che che ha suscitato il suo eh, intervento e, mh, e chiuderei qui questo nostro incontro ringraziandovi ancora davvero per essere intervenuti. Grazie. Buona giornata grazie. e buon lavoro.